Bentornati a Spazio Aperto, la rubrica settimanale di Piave TV. Oggi parliamo di imprese e di imprenditori. Il 18 febbraio scorso si è tenuta a Roma la mobilitazione generale delle imprese, a cui hanno aderito per la prima volta anche piccole e medie imprese. Più di 60.000 le presenze in Piazza del Popolo per manifestare contro una politica che ha perso di vista il perno centrale del nostro paese, ossia l'impresa. Tante le presenze anche da parte di artigiani, commercianti e piccoli imprenditori del nord-est, in particolare dal Veneto c'erano più di 8.000 presenze, tra cui anche la Confartigianato Mandamento di San Donà. Abbiamo ospiti qui in studio con noi proprio il presidente, segretario e vicepresidente. Buonasera, buonasera a Ilde Brando Lava, Monica Carrer e Davide De Marchi. Quindi parleremo con loro di come è andata questa mobilitazione generale. In particolare, quindi, inizio proprio da Monica a chiedere com'è andata. Allora, abbiamo partecipato lo scorso 18 febbraio a questa manifestazione che si è tenuta a Roma in Piazza del Popolo. Le presenze sono state veramente numerose e veramente sentite. La gente è scesa in piazza proprio stanca di questa crisi che ormai da troppo tempo sta colpendo le imprese. Imprese che stanno soffrendo, imprese che stanno chiudendo la loro attività. I lavoratori perdono il loro posto e di conseguenza anche le famiglie soffrono. Quindi si è deciso di scendere in piazza e di manifestare. Diciamo che tutte le categorie si sono ritrovate unite da un'unica bandiera, che è quella della piccola e media impresa, a protestare, a chiedere. Perfetto, infatti c'era uno slogan ben preciso: senza impresa non c'è Italia, riprendiamoci il futuro. E quindi passo proprio a Davide De Marchi, che rappresenta un po' quello che è l'artigianato nostro locale. Che cosa avete chiesto in particolare al governo? Ma noi siamo andati a Roma non per chiedere tante cose, ma le cose necessarie per far sopravvivere le nostre aziende. In questo momento le difficoltà maggiori sono quelle che ci ha portato questa crisi, sono quelle del credito innanzitutto, quindi una più facile accessibilità al credito, una riduzione dell'aliquota IVA che venga redistribuita in modo più equo. Abbiamo bisogno oltretutto anche di creare nuova occupazione, e questa viene data soltanto se si riesce a far fronte appunto a questa crisi tramite queste piccole manovre che per noi, dopo il Presidente leggerà tra l'altro un documento che abbiamo inviato a chi ci governa, abbiamo bisogno di queste risposte. Abbiamo bisogno inoltre di cercare di uscire da questa crisi proprio anche cercando dal nostro governo, che adesso un nuovo governo che ci andrà a rappresentare, e ieri per la prima volta insomma è andato a presentare quelle che sono le loro proposte, anche che la pubblica amministrazione sblocchi tutti i crediti che ha nei confronti nostri, che a pioggia comunque ricadono su di noi anche se non siamo direttamente interessati. Questo, diceva giustamente il segretario, purtroppo ci causa problemi di liquidità, di economia, e di conseguenza problemi per le famiglie che noi centriamo di dover tutelare dei nostri dipendenti. Quindi diciamo che i problemi principali sono l'aumento delle tasse, una forte burocrazia che quindi rende tutto naturalmente più difficile, e di conseguenza anche un crescere della disoccupazione, quindi anche una difficoltà per le nuove imprese a reinserirsi nel mercato, perché in realtà le start-up sarebbero diverse. È stato proprio pubblicato qualche giorno fa che sarebbero più di 1.500 imprese pronte a rimettersi in gioco, ma il problema più grande poi sono proprio i soldi da reperire o comunque le tasse da affrontare. Voi appunto, diceva, avevo anticipato, avete redatto un articolo ben preciso che poi avete presentato durante la manifestazione. Presidente, ce ne vuole parlare lei? Sì, allora innanzitutto da sottolineare prima del documento il fatto che a Roma c'erano solo ed esclusivamente artigiani, commercianti e piccoli imprenditori che hanno abbandonato la loro impresa, la loro bottega, e sono andati a protestare in maniera importante. Quindi è un segnale che indubbiamente chi di dovere deve assolutamente tenere in debita considerazione. Ma è un segnale anche sempre più forte, perché la manifestazione, se non erro, è avvenuta anche dopo la marcia dei 40.000, quindi già una manifestazione sempre che riguardava la parte dell'impresa, quindi vuol dire che proprio l'impresa non ce la fa più, quindi esatto. Adesso è pronta anche a intervenire. Noi l'abbiamo interpretata come ultima chiamata alla politica, perché segnali ne abbiamo dati tanti senza arrivare alla piazza, e se siamo arrivati gli artigiani
artigiani, eccetera, andare in piazza credo sia un segnale assolutamente importante. Questo documento qua non l'abbiamo presentato là nella manifestazione, ma sostanzialmente a fronte di tutta una serie di problemi, come evidenziava prima Davide De Marchi, che conosciamo rispetto a credito, eccetera, eccetera, ci siamo concentrati su evidenziare indubbiamente quelli che sono soprattutto i problemi legati al nostro territorio, che se poi andiamo a analizzare sono problemi che toccano qualsiasi altro territorio. Perché quali sono in particolare i nostri problemi, quelli proprio della nostra zona? Tutti quelli che hai evidenziato prima Davide in termini di credito, di burocrazia, di tasse, di IVA, quindi dal piccolo si arriva al grande in ogni caso. Esatto, siamo tutti quindi collegati. Abbiamo evidenziato queste cose come premessa e come appunto per spiegare bene cosa ci impedisce di lavorare con tranquillità e serenità, per arrivare poi a delle proposte che non sono proposte fantascientifiche. Ce n'è qualcuna estremamente difficile che porta a rivedere l'intero assetto, per esempio dei pagamenti, non solo tra pubblica amministrazione e aziende, ma anche tra azienda e azienda. Perché magari qualcuno a livello governativo non se n'è accorto, ma il dramma maggiore che abbiamo noi come imprese è proprio il rapporto tra impresa e impresa. Allora, succede in questo momento una cosa che è drammatica, che sta mietendo decine e decine di vittime, anzi vittime sì come imprese, ma anche vittime vere e proprie. Quindi da tenere assolutamente in considerazione, che è lo sport nazionale, quello nuovo, che è il non pagare, soprattutto fra imprese. Allora cos'è che succede? Un artigiano, un commerciante, un artigiano va a fare un lavoro per un'altra impresa. Questa impresa, più grossa indubbiamente, si è strutturata per non pagarti. Tu sei indifeso da tutte... In che senso si è strutturata per non pagarti? Ma insomma, ci sono molte leggi e leggine, anzi non le chiamiamo neanche leggi, sono regole del gioco assolutamente inique, perché se tu vanti un credito verso un'altra impresa o verso qualsiasi altra entità, non hai le leggi che ti difendono. Sulla carta ti difendono, però per arrivare al dunque ci impieghi anni. Quindi è sempre la legge del più forte, in un certo senso. No, è la legge della follia questa qua, perché stiamo arrivando a chiudere aziende per troppi crediti, okay. Non per poco lavoro. Noi il lavoro siamo in grado di farlo, di produrlo e di farlo anche bene a volte. Ma scusi, ma e queste grandi imprese non pagano perché a loro volta non riescono, cioè hanno qualcun altro sopra di loro che non paga, quindi magari penso, non so, imprese che lavorano per appunto la pubblica amministrazione. Sì. Però il problema è se iniziamo a passarci il cerino l'un con l'altro, non finiamo più. Allora noi diciamo una cosa semplice, che può risolvere seduta stante il 50% delle tensioni finanziarie che hanno le nostre imprese. Allora noi diciamo questo in questo documento qua, fra le altre cose. Diciamo, nel momento in cui tu vai a fare un lavoro, alla fine fai una fattura. Uh-huh. Facciamo in modo tale che nei rapporti fra imprese la fattura diventi documento fiscalmente inutile, della serie. Chi l'ha emessa non paga l'IVA, non paga le tasse finché non ha intascato i propri quattrini. Certo. Chi l'ha ricevuta non scarica l'IVA, non scarica le tasse finché non ha pagato. Credo sia abbastanza semplice ed elementare. Noi l'abbiamo mandato questo documento qua a tutta la politica, sia a livello nazionale che a livello europeo, degli eletti nel Veneto. C'è stato un po' di movimento, poco. È stato messo questo documento qua all'ordine del giorno del Parlamento europeo, non so quando andrà, però è stato presentato da una parlamentare italiana e quindi staremo a vedere. Io personalmente sono andato a Roma un po' prima della manifestazione, convocato dalla presidenza della Commissione Finanze della Camera per spiegare questa cosa qua, che è di una banalità infinita. Però tutti quelli che in questo momento avanzano soldi da altri, che poi a loro volta non riescono a pagare, per carità, però in questa maniera qua togliamo un'arma che è mortale per le nostre aziende, a chi
si è strutturato, torno a ripetere, per non pagarti, perché sicuramente c'è chi è in difficoltà perché a sua volta non riesce, però tanti ci marciano. E come che si marciano? Un dato significativo è l'aumento dei depositi bancari pari a 20 miliardi in un anno messi là. Intanto le aziende muoiono. Se questa è furbizia, se questa è astuzia, probabilmente c'è qualcosa ancora da imparare, perché questo è spaccare il sistema paese, spaccare le famiglie, rompere le aziende e quindi inevitabilmente andare verso il declino. Quindi noi l'abbiamo vista questa manifestazione come un contorno rispetto al nostro documento. C'erano anche degli impegni presi in termini di proposte da parte di sto Presidente della Commissione di portarlo nelle sedi opportune, quindi Camera, Senato e quant'altro. Ma noi siamo ancora qua e non molliamo finché non otterremo perlomeno quel risultato là, che è a saldo invariato per le casse dello Stato, però per noi no. Può significare vita o morte. E ci sono altri punti poi che in particolare magari avete evidenziato in questo documento, oltre a questo che mi sembrava abbastanza importante? Beh, ci sono punti a bizzeffe, sempre restando nel tema dei pagamenti, per esempio, come dicevo prima, aziende strutturate per non pagarti, ne conosciamo. C'è qualcuno anche qua vicino, nell'arco di 7-8 mesi ha fatto 23 milioni di danni a delle piccole imprese del veneziano, del trevigiano e del pordenonese, gente che ha lavorato e li hanno pagati con assegni che erano tutti quanti scoperti. Bene, in quella circostanza là noi siamo assolutamente indifesi, quindi intendiamo muoverci a 360 gradi, compresa la Guardia di Finanza, eccetera, per smuovere questa situazione qua. Non è possibile che uno che arriva a distruggere letteralmente imprese, famiglie e aziende possa tranquillamente andare indisturbato a continuare la propria vita, beato e pacifico, magari anche con la fuoriserie. Su questo tema qua noi siamo molto ma molto incisivi e intendiamo arrivare veramente ad avere una regola del gioco che ci difenda. Questo è uno dei temi. Poi il credito, quelle sono cose conosciute e sappiamo bene, con banche e quant'altro. Sono temi che comunque non riusciamo a risolverli nel breve periodo. Però quei due punti qua sì riusciamo a risolverli nel breve periodo. Quindi pretendiamo che la politica sia veramente attenta e ci dia risposte, non frasi così, staremo a vedere. Perché... Però mi sembra di capire che quindi il problema non sia solo una questione proprio di politica, ma anche cioè proprio di chi ci sta dietro all'impresa. Quindi cioè è importante anche questo, le responsabilità stanno da ambo le parti. La politica può fare qualcosa a livello di legge, però c'è anche, diciamo, l'imprenditore che ha delle responsabilità da questo punto di vista. La politica ci ha insegnato come fare, perché per primo ha iniziato l'ente pubblico a non pagarci. Noi abbiamo imparato tutti bene, molto bene. Poi c'è chi ha dell'etica alle spalle e cerca in qualche maniera di far fronte ai propri impegni e alle proprie responsabilità, chi invece ci hanno insegnato così, facciamo anche noi così, nessuno ti paga più. Quindi... Perfetto. E voi come Confartigianato avete anche degli sportelli sempre aperti, diciamo, anche per uno degli ultimi sportelli è quello proprio per l'internazionalizzazione delle imprese. E quindi, diciamo, siete sempre pronti e aperti a risolvere o a intervenire in quelli che possono essere i problemi anche qui locali, o anche la voglia di, in un certo senso, di andare oltre a quelli che possono essere i nostri problemi. Come sta andando da questo punto di vista il vostro sportello? Allora, fondamentalmente noi cerchiamo di dare supporto alle aziende, cercando anche per loro nuove strade che portano a quella che è la produzione comunque nel nostro paese, all'esportazione verso quelli che sono i paesi esteri, quindi far conoscere il nostro prodotto all'estero, esportarlo e creare per le aziende quello che è un canale, diciamo, e condurle verso quello che è il mercato estero, però sempre non localizzando la produzione, ma producendo in
il nostro prodotto in Italia, quindi creando e aumentando la forza lavoro nel nostro paese e cercando di trovare una strada verso l'estero, però solo per quello che è la vendita del prodotto, far conoscere il prodotto, esportare il prodotto mantenendo il nostro Made in Italy. Quindi so che ci sono state appunto anche delle imprese estere che sono venute proprio qui in zona a visitare i nostri... Novembre una delegazione di Istanbul che è venuta nel nostro paese a vedere come produciamo nelle nostre aziende, ha visitato alcune aziende e poi le nostre aziende sono andate ad Istanbul a conoscere quello che è il loro mercato, quindi è stato un progetto che ha avuto molto successo. E dal vostro punto di vista, queste imprese estere non sono spaventate dalla situazione che stiamo vivendo noi a livello proprio di impresa, di questo impasse forte che c'è? Ma non so chi è che mi vuole rispondere? Posso rispondere certo. Io? Cioè, le imprese non sono rimaste impaurite da quello che sta succedendo in Italia, ma sono rimaste impressionate in positivo dalle eccellenze che abbiamo soprattutto nel nostro territorio. Qui parliamo veramente di prodotti di prima fascia, di altissima qualità, dove appunto i turchi in questo caso, ma non sarà l'ultima delle nostre esperienze, hanno applaudito a quello che è il nostro appunto Made in Italy e quello che è la nostra appunto eccellenza soprattutto del Veneto orientale. Quindi a livello proprio di manodopera, di prodotto, di qualità, in che cosa in particolare ci distinguiamo? Ma il nostro prodotto è sicuramente uno dei prodotti migliori in assoluto, che soprattutto qua appunto nel Veneto orientale. Abbiamo visitato delle aziende che sono eccellenze per quanto riguarda i settori di competenza, per cui nel complesso credo che siano rimasti soddisfatti della totalità di quella che è la nostra impresa. C'è un particolare settore che trova maggior riscontro, di interesse? I settori erano di più svariati perché si partiva dall'edilizia, alla nautica, al vetro, quindi tutte quelle che sono le eccellenze appunto del Veneto. C'è il segreto però. Ah, lo possiamo dire. Sì, in tutti gli ambiti dove ci sono gli artigiani, oltre che alle mani, c'è l'intelligenza e il cuore. Quello c'è sempre. Quindi chi riesce a fare sto mixer fa meraviglie che incantano il mondo. Questo è il nostro segreto. E quindi direi che con questo bellissimo segreto che ormai abbiamo rivelato, saluto i nostri ospiti, li ringrazio per questo importante intervento, quindi un saluto a Ilde Brandolava, grazie Monica Carrer e Davide De Marchi. Grazie. E grazie ai nostri telespettatori e vi rimando alla prossima settimana sempre su questa emittente. Buon proseguimento di programma.